promozione, chiamo, diciamo, nell'ordine, così cominciamo a preparare un po' di interventi, nell'ordine Stefano Giammatteo dell'ASPA Lazio, uno dei movimenti agricoltori che in questi anni sul territorio è stato impegnato, Giacomo Rossi del Fronte di Azione Popolare di Pesa Urbino, agricoltori che vengono dalle Marche, Jacopo Becherini, presidente nazionale di Liberi Agricoltori, nonché agricoltore egli stesso. Quindi nell'ordine di questi tre interventi, siete un blocco di siciliani, adesso facciamo entrare qualcuno e poi subito c'è un sindaco. E poi sì, ma lo sindaco fa, cioè, sindaco, allora tu sarai l'unico sindaco che interviene, noi perché devi intervenire, non perché te lo chiediamo noi, non perché lo chiedi tu, che però c'è un momento in cui bisogna anche fare in modo che, diciamo, i soggetti intervengano. Quindi abbiamo un momento e poi il sindaco di Niceli, l'unico sindaco che interviene, l'unico comune, perché altrimenti avremo la discussione con Niceli a nome di tutti, e poi proseguiamo con le iniziative, con gli altri interventi. Prego gli intervenuti che abbiamo invitato, non li conosco tutti, per esempio se ci fossero gli amici della Campagna della Terra di Roma e altre iniziative di questo tipo, noi saremmo particolarmente contenti se entrassero in questa discussione di oggi. Grazie. Grazie, buongiorno e benvenuto ad Alvidon, ben trovato da parte della nostra associazione produttori agricoli del Lazio. Io sono un agricoltore e insieme 4 anni fa a un gruppo, buongiorno a lei onorevole, chiedo scusa che mi è sfuggito, buongiorno al tavolo dei relatori, io ci tengo a ringraziare Gianni Tano Malandino, tutto il gruppo dirigente di Altra Agricoltura che ci ha invitato, perché noi siamo venuti con piacere. Noi quando ci siamo costituiti nel 2009, la nostra prima audizione alla fine di ottobre al Senato la facemmo proprio con Altra Agricoltura, ed eravamo appena nati, eravamo una piccola associazione di 10 persone, 10 agricoltori. Oggi siamo veramente orgogliosi di aver costituito un movimento nel Lazio che era ispirato all'inizio, che ha 700 iscritti, 700 agricoltori che sono stanchi, stufi di essere mal rappresentati, come hanno detto prima i relatori, da queste grosse organizzazioni professionali di categoria che ormai sono diventati solo padronati, pieni di burocrati, vicino alle scrivanie e lontano dalla base di chi lavora la terra. La crisi di rappresentanza oggi ci pone ad una riflessione, e qui devo dire grazie all'intervento che ha fatto Lino Martone quando dice che noi fino ad oggi non siamo stati bravi a costruire una alternativa di rappresentanza, e questo deve essere un obiettivo. Dobbiamo mettere insieme tutti i nostri movimenti, dobbiamo unirci tutti quanti assieme, perché con le divisioni che abbiamo e che abbiamo ancora e abbiamo avuto in questi anni, noi faremo sempre il gioco della politica. Il gioco della politica, quando la politica dice dividi ed impera, è una frase sacrosanta. L'agricoltore, finché rimarrà frammentato, sarà sempre perdente e indebitato. Questa è l'idea della nostra associazione, un nuovo organismo nazionale di rappresentanza insieme con Altra Agricoltura e con tutti quei movimenti, e dobbiamo isolare quei protagonismi e quei personalismi di qualcuno, perché non ha senso andare in piazza e dire tutti a casa. A cosa serve? A noi che cosa ci cambia? Bisogna fare proposte, e io qui vengo alle proposte della nostra associazione. Innanzitutto Gianni, condivido la piattaforma in pieno. Voglio dire che per quanto riguarda i nostri problemi, noi soprattutto ce l'abbiamo dentro casa, perché possiamo chiedere qualsiasi cosa all'Europa, ma se prima di tutto non sistemiamo le cose dentro casa nostra, nei confronti di questa classe dirigente che ha avuto tante negligenze e non ci ha saputo dare delle risposte. Noi abbiamo oggi in Italia 935.000 agricoltori in grave stato di crisi e di insolvenza, e questo lo Stato italiano lo sa, tant'è vero che 2 anni fa ad unanimità alla Camera hanno votato un ordine del giorno che prevedeva l'istituzione di una moratoria
per i debiti degli agricoltori. Quell'ordine del giorno è rimasto lì nel cassetto e non si è ancora tramutato in decreto legge, ma quando lo Stato italiano si è dovuto applicare e attivare per fare un condono fiscale nei confronti delle slot machine, è come se si sono attivati, è come se si sono attivati, perché quando mi fa comodo si attivano, ma quando c'è da salvare chi lavora la terra, quando c'è da salvare chi lavora la terra, questo, cari agricoltori, a loro non interessa, perché poi, come è stato detto poc'anzi, fanno gli accordi con l'Egitto, come il Pincorito, fanno l'accordo con altri paesi internazionali e noi ci hanno invaso di prodotti agricoli nel nostro paese. A questo aggiungiamo tutte le imposizioni fiscali, l'IRAP, l'IMU sui terreni agricoli. L'IMU sui terreni agricoli nel 2014 non verrà abolito, è stato soltanto leggermente ridotto, ma non è stato abolito come era stato promesso, e noi ci ritroveremo con le nostre aziende, oltre a essere indebitate, a pagare l'imposta per un terreno che facciamo fatica a lavorare per mantenere. Queste sono le negligenze che lo Stato italiano ci ha portato. Quando si parla di costo del lavoro, noi paghiamo 25 euro al giorno per mettere in regola un bracciante agricolo, la media europea è di 4, 5 fino a 10 euro al giorno per mettere in regola un dipendente. E come si fa ad essere competitivi? E allora io dico, su queste tematiche occorre veramente fare fronte unitario di azioni. E concludo il mio intervento dicendo un'altra proposta semplice, adesso non so se sarà compito dell'Europa o dell'Italia, ma noi italiani agricoltori abbiamo bisogno di regole chiare e regole certe, regole che ci diano la possibilità di continuare a produrre sulle nostre campagne, perché noi purtroppo questo non lo possiamo fare prima ancora di fare la raccolta di un prodotto. Noi qui per esempio nel Lazio abbiamo la patria del kiwi, che ha un marchio riconosciuto a Bruxelles, l'unico in Europa, eppure prima di raccoglierlo la grossa distribuzione, i commercianti hanno già deciso il prezzo, e noi che non siamo rappresentati e siamo l'anelli deboli della catena siamo costretti a soccombere. E allora ci sono agenzie ministeriali, regionali, camere di commercio, quantifichiamo un costo di produzione per ogni prodotto agricolo al di sotto del quale non si deve scendere con il prezzo, perché se no l'agricoltore non può produrre. E finiamola con questa campagna amica, vendita diretta, filiera corta. Questa non è la soluzione dei nostri problemi, perché rappresenta il 2% della nostra produzione la vendita diretta. Quindi ci vogliono riforme chiare, riforme certe che ci diano la possibilità di produrre, e la nostra associazione sarà pronta a fare la sua parte insieme ad altre agricolture e a tutti quei movimenti che vogliono dal basso costruire una nuova alternativa di rappresentanza. Ok, grazie. Allora...